C'era una volta la legge del più forte. Uccide il nemico, violenta le sue donne, si impossessa delle sue ricchezze e riduce in schiavitù i suoi figli. Non conosce né il bene né il male. Imperatore, boss, superuomo, padre e padrone della vita e della morte. Poi è arrivata la giustizia, quella di Mosè, la legge del taglione. Fare agli altri esattamente quello che gli altri hanno fatto a te. Né più né meno, una bilancia. Poi sei arrivato tu, con il perdono. Oggi siamo convinti che dal male non può uscire del bene, anche se legittimata, come la guerra, l'ergastolo, la pena di morte. La violenza non funziona. Violenza genera violenza. E noi oggi siamo tutti d'accordo che la giustizia è innanzitutto solidarietà, dare a ciascuno il suo e cercare di dare il massimo aiuto a chi è più debole. Sulla croce tu hai demolito l'idea troppo umana di un Dio vendicatore, del Dio del giudizio che retribuisce ciascuno per quello che ha fatto. Tot male, tot pena, tot bene, tot gioia. E la minaccia era l'inferno, con me col forcone a farli soffriggere nelle fiamme per l'eternità. Contro quello che avevi detto tu, però, perché hanno visto sulla croce che giudice sei stato, hai voluto il buon ladrone subito in paradiso, lui, quel grande delinquente. E allora questa cosa ha fatto arrabbiare quelli che hanno rinunciato a tutti i piaceri, hanno lavorato, sudato, sofferto per anni e anni, e lui che se l'è spassata per tutta la vita, puff, sappo. Ma questa è una vincita al lotto. Caro Cristo, ti vedo male se per caso in paradiso ci stanno dei famosi farabutti. E c'è da crederlo. Ma non è questo il punto. È molto più interessante discutere sulla morte del tuo progetto. Tu predicavi l'amore e in nome di questo amore, in nome tuo, con questo segno, la croce, sei ammazzato, stuprato, ucciso, saccheggiato, distrutto! Come spieghi, Cristo, il paradosso che i cristiani, che si dovevano fare ammazzare piuttosto di non fare del male agli altri, hanno ammazzato più di tutti?
è sull'amore che hai fallito. I tuoi seguaci vivono con la paura della morte, dell'inferno, delle malattie. È per questo che non fanno del male. Ma se anche fanno del bene, lo fanno per guadagnarsi il paradiso. Un conto in banca, l'ammirazione degli altri. Cristo, se il tuo regno è il regno della grazia, qui, ora, nessuno fa niente per niente. Chi è disposto a dare la vita per un altro? Ma ancora meno. La casa, per esempio. I soldi. Meno. Un sorriso. Oh mio caro e buon Gesù, il tuo amore non c'è più. Tu dai fastidio alla coscienza degli uomini. Morto, fine della passione, ho vinto. La morte vince sempre la vita. Sempre. A Cristo! Servi solo come imprecazione. Thank you.
voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano, date a chiunque vi chiede e a chi vi toglie il vostro, non glielo ridomandate. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi a loro.